Un cordiale saluto a tutti voi e ben ritrovati con lo spazio dedicato alla Fondazione MAC di San Michele all'Adige. Oggi parliamo di scuola, a settembre parte un nuovo anno scolastico, andiamo dunque a vedere le novità e i percorsi del Centro Istruzione e Formazione. Istruzione tecnica, istruzione e formazione professionale, istruzione post-secondaria. Sono differenti i livelli formativi erogati dalla Fondazione MAC, ce li illustra il dirigente, professor Manuel Penasa. È giusto fare una distinzione, all'interno dell'istituto ci sono due scuole, la formazione professionale e l'istruzione tecnica. La formazione professionale è suddivisa in due macrosettori, quello agroalimentare, che si occupa di formare i futuri operatori ed imprenditori del comparto lattiero-caseario, trasformazione carne, trasformazione vegetale e produzione bevande. Il secondo macrosettore invece si occupa di quello che sono i futuri imprenditori ed operatori del settore zootecnico, ortofloro-vivaistico e produzioni vegetali, intese come soprattutto viticoltura e frutticoltura. Mentre per quanto riguarda l'istruzione tecnica, viene mantenuto l'assetto ordinamentale con un biennio unico e tre articolazioni, gestione ambiente e territorio, produzione e trasformazioni e viticoltura ed enologia. Da settembre partirà anche un percorso sperimentale sviluppato in 4 anni che permetterà di raggiungere la maturità in 4 anni nell'articolazione gestione ambiente e territorio. Per quanto riguarda invece la formazione post-secondaria, noi abbiamo un dipartimento che si occupa di organizzare molteplici corsi. I principali sono quello che permette di ottenere il titolo di enotecnico, un corso che permette di iscriversi all'esame per diventare perito agrario, un corso biennale nella gestione del verde, che ha aperto le iscrizioni per la nuova edizione che si chiuderanno a settembre, e una serie di altri corsi di durata più breve, per i cui dettagli vi rimando al nostro sito internet. Spieghiamo ora come funzionano le modalità di ingresso a questa scuola. Cominciamo a dire che già da ottobre saranno molte le attività che la scuola proporrà per favorire l'orientamento in ingresso. Da dicembre saranno aperte le preiscrizioni dove gli studenti dovranno dichiarare i propri voti della seconda media con le quali noi faremo una graduatoria con cui attribuiremo i posti disponibili. Solo nel caso di parità sarà svolta un esame di tipo logico-motivazionale. Fatta eccezione per il percorso quadriennale dove invece è obbligatorio fare un test d'ingresso. A settembre parte un nuovo corso sperimentale che prevede per l'indirizzo gestione ambiente e territorio dell'Istituto Tecnico la maturità in 4 anni. Diamo qualche dettaglio e il numero degli studenti che inizierà questo nuovo percorso sperimentale. Si tratta di un corso sperimentale che appunto ha questa possibilità di ottenere il diploma già in 4 anni. Questo è stato possibile grazie a una profonda rivisitazione dei quadri orari e a un efficientamento di quelli che sono i piani di lavoro. C'è stato un forte interesse con 33 preiscrizioni, abbiamo fatto una selezione d'ingresso che ha portato a formare una classe di 22 ragazzi. Abbiamo puntato molto su quelle che sono le attività e le discipline di ambito STEM. Abbiamo puntato molto su quello che è il potenziamento linguistico. Già dal primo anno sarà presente una disciplina insegnata con metodologia CLIL e dal secondo anno invece è previsto uno stage obbligatorio all'estero. Punteremo molto su quelle che sono le attività in contesti operativi e questo ci permetterà anche di sfruttare l'ampia disponibilità di laboratori e di strumenti presenti all'interno della Fondazione, ma anche la nostra azienda agricola. Durante l'estate gli studenti sono anche impegnati nei tirocini linguistico-pratici e negli stage aziendali. Sono molte le attività che l'Istituto porta avanti anche durante l'estate. In estate abbiamo ad esempio una 50ina di ragazzi ospitati nelle aziende tedesche dove l'obiettivo è quello di ovviamente affinare quello che è la competenza linguistica ma anche la competenza di ambito tecnico. Sono una 20ina di ragazzi che svolgeranno uno stage in Irlanda con finalità prevalentemente legate all'affinamento della lingua. Ci sono molte altre attività, ad esempio proponiamo una settimana in Malga dove i ragazzi vengono coinvolti nelle attività giornaliere. Portiamo avanti le attività nell'orto didattico, nella serra, nel nostro pollaio, grazie alla collaborazione di alcuni docenti e di molti dei nostri studenti.
Per quanto riguarda invece gli stage curricolari, vista l'evidente stagionalità di molte attività agricole, praticamente ormai sono ripartiti su tutto l'arco dell'anno. Abbiamo molti studenti in aziende, in alcune malghe, e già dopo la metà di agosto molti partiranno per gli stage all'interno delle cantine per affrontare la vendemmia. Ricordiamo che l'indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli ha classificato la Fondazione MAH tra gli istituti tecnico-provinciali che preparano meglio all'università. Si tratta di un risultato estremamente importante per noi perché qualifica il lavoro dei docenti e quello degli studenti. I nostri studenti sono estremamente preparati per affrontare anche un percorso accademico o post-secondario e ci fa particolarmente piacere che il valore assoluto dell'indice che ci ha dato questa posizione è molto vicino a quello più alto all'interno della nostra provincia. Ed ora spazio alle nostre consuete rubriche. Il mese di luglio è un mese che comporta il più alto picco di attività all'interno del nostro orto, dovuto alla lunghezza delle giornate e alle alte temperature che favoriscono una veloce e costante crescita sia degli ortaggi sia delle malerbe. Per questo, per chi non avesse adottato dei teli pacciamanti o comunque qualsiasi altra forma di pacciamatura, è consigliabile fare un costante monitoraggio e asporto delle malerbe in modo tale da togliere la competizione delle malerbe appunto per quel che riguarda l'acqua e gli elementi nutritivi nei confronti delle nostre specie orticole. Le alte temperature di questo mese vanno contrastate per chi utilizza dei tunnel o comunque delle strutture protette, tenendo costantemente aperte delle aperture laterali o frontali in modo da evitare l'eccessivo innalzamento di temperatura che andrebbe a danneggiare molte delle nostre colture. In questo mese si può continuare con i trapianti di insalata e varietà estive, tenendo sempre ben presente i sesti d'impianto. Per chi ha un orto piccolo è fondamentale rispettare comunque una certa distanza tra una pianta e l'altra in modo da evitare l'insorgenza di alcune malattie fungine. Si inizierà con la raccolta dei primi pomodori che in questo mese dovrebbero cominciare a maturare. È fondamentale su pomodoro per evitare l'insorgenza del marciume apicale l'applicazione di concimi fogliari a base di calcio. Ed anche per oggi è tutto. Dalla Fondazione MAH io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra interessante attività della Fondazione MAH. Seguiteci sempre sul nostro sito e sui nostri canali social.